nuovo capo della polizia è stato scelto anche dai poliziotti. Un successo il volantinaggio di Coist e Consap. Anche quest'anno il CUD già stampato è sbagliato. Gentili amiche e amici di TG Coesp, benvenuti e bentornati al nuovo appuntamento settimanale con l'informazione sindacale del Coesp, che oggi si apre inevitabilmente con gli auguri al nuovo capo della polizia, Franco Gabrielli, nominato la scorsa settimana a capo appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Un capo della polizia sulla quale si riversano moltissime aspettative, semplicemente perché abbiamo apprezzato fin dal suo intervento, che come sempre porta fortuna, al Consiglio Nazionale del COISP dello scorso 1 aprile e al convegno che si è tenuto proprio in quella data per celebrare i 35 anni di smilitarizzazione della Polizia di Stato e della legge 121. Franco Gabrielli ha parlato con parole estremamente chiare proprio dal podio del COISP, rivolgendosi a noi come persone, come poliziotti, come coloro i quali sono la vera telaio della sicurezza in Italia. E quindi ci attendiamo nient'altro che questo, cioè finalmente di avere un capo degno di questo nome. Ma l'investitura virtuale alla nomina di capo della polizia era già giunta dai poliziotti del COISP e non solo, che l'avevano votato oltre 4.270 preferenze per lui, nuovo capo della polizia nel sondaggio online che ha avuto un grandissimo successo lanciato dal COISP mesi or sono. E quindi l'investitura del capo della polizia non solo dal Consiglio dei Ministri ma anche dai poliziotti italiani. Ci dobbiamo sempre più spesso difendere non solo all'esterno della nostra amministrazione ma anche all'interno. Il nuovo corso del vice capo Savina sulle commissioni premiali ne è l'esempio più lampante, un allarme che è stato lanciato da COISP e Consap con più note e lettere e che è sfociato nella manifestazione dinanzi alle questure capoluogo di regione e al Viminale la scorsa settimana, un successo di partecipazione e di informazione nei confronti di colleghi che evidentemente credono che dopo aver sacrificato tanto l'amministrazione gli debba riconoscere o gli riconoscerà automaticamente il diritto ad un riconoscimento premiale. Così non è. Così non è soprattutto se non si è fatto servizio nella questura ex sede del questore Savina, cioè Milano, e gli esempi che sono stati riportati in diverse lettere e stigmatizzati nel volantino distribuito a tutti i colleghi ne sono una prova lampante. Di questo e di altro le manifestazioni e le informazioni su questa attività del COISP e del CONSAP sono reperibili sul nostro sito internet e le foto nella sezione foto di COISP Media. E ce ne siamo ancora una volta sul TEP perché sono stati ripubblicati all'interno di noi PA i CUD dell'anno 2016 relativi all'anno 2015. Se controllate in quest'area troverete infatti un CUD che riporta una dicitura che più o meno dice che sostituisce integralmente quello precedente per calcoli, che non è dato sapere quali, errati. Quindi chi avesse già presentato al proprio CAF il modello CUD del 2016 è pregato vivamente di ricontrollare. Nel frattempo il COISP ha inviato una nota di protesta proprio per il mancato avviso ai poliziotti italiani di quello che potrebbe provocare errori proprio nella compilazione della dichiarazione dei redditi di quest'anno. È disponibile per il download gratuito dal sito internet del COISP il secondo numero del 2016 della rivista PS Sicurezza e Polizia, dedicata ai tragici fatti del terrorismo internazionale, con un editoriale del segretario generale del COISP che vi segnaliamo dal titolo La risposta al terrore. Un numero per il download gratuito che poi sarà spedito come al solito gratuitamente a tutte le strutture territoriali del COISP d'Italia. È disponibile sul sito internet del COISP l'aggiornamento al mese di maggio della convenzione fra COISP e Assocra, leader del network associazionistico italiano con milioni di clienti e oltre 80.000 offerte in continuo aggiornamento. Ogni settore merceologico è coperto e le offerte sono riservate agli iscritti al COISP. Vale quindi sempre la pena di darci un'occhiata. Con una nota di risposta indirizzata al COISP e successivamente anche alle altre organizzazioni sindacali, il Dipartimento fa il punto sulla sperimentazione e sulla conclusione della stessa dei diversi strumenti operativi di cui il COISP chiede l'adozione per tutti gli operatori della Polizia di Stato, sino dai corsi di formazione di base, ovvero sia il taser, la pistola a scariche elettriche,
le fascette in velcro multiuso, le body cam e soprattutto lo spray al peperoncino, la cui distribuzione dovrebbe, il condizionale d'obbligo, essere imminente. Per quanto riguarda le body cam, la sperimentazione è terminata. Per quanto riguarda le fascette in velcro multiuso, di cui si fa veramente fatica a capire quale possa essere la necessità di sperimentarle, visto che erano già in uso in passato, soprattutto per il trasporto di clandestini immigrati e in totale sicurezza, si parla di una sperimentazione che terminerà a fine luglio. Per il taser invece è stata formata una commissione interministeriale per provarne gli effetti su defibrillatori e pacemaker. Ogni aggiornamento, come al solito, sul nostro sito internet. Make love, not war. Ecco, il mio comment, come di consueto, si conclude anche questa puntata del TG Coisp, andato in onda grazie alla collaborazione tecnica dell'ufficio comunicazione d'immagine, che ringrazio. Io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG, augurandovi buona settimana e ovviamente buon sindacato a tutti.